per capire cosa c'è dietro al doppiaggio, che sembra una cosa facilissima, ma c'è un lavoro gigantesco dietro. No, c'è un lavoro enorme in realtà, cioè, pensare che noi arriviamo in sala e già tutto fatto non è così, non funziona. E tutto parte dall'acquisizione del prodotto, sia esso un film, un telefilm, una serie. Quindi una società acquisisce i diritti per il doppiaggio del prodotto. A quel punto il prodotto in questione viene assegnato a un direttore del doppiaggio, il quale è il responsabile ultimo di tutto il prodotto. Il direttore del doppiaggio vede il prodotto e decide insieme al cliente quali sono le voci più giuste per ogni personaggio. Quindi si fa il lavoro di scouting, diciamo, nei confronti dei doppiatori che sono quelli che saranno poi interessati dalla lavorazione. E quindi si pianifica la lavorazione in termini di turni, che sono come dei mini contratti di 3 ore in cui si divide il lavoro. Dopodiché il direttore passa all'adattatore di sua fiducia, che a volte è anche lo stesso direttore, come spesso succede nei miei prodotti, soprattutto per quelli di cinema. E l'adattatore prende il prodotto in originale, con il copione in originale, traduce il copione e lo adatta, cioè fa in modo che lunghezze delle battute, labiali, significati delle battute, eccetera, eccetera, siano i medesimi tra la lingua originale e l'italiano. Dopodiché tutto questo lavoro viene passato all'assistente al doppiaggio. Quindi arriva in lingua originale, infatti era questa anche una mia Addirittura curiosità, arriva in lingua arriva originale, assolutamente in lingua originale. ovviamente. E il direttore passa adattamento e distribuzione dei ruoli all'assistente. L'assistente fa la pianificazione dei turni, e in modo che il numero di righe, perché il lavoro si divide in righe, di ogni battuta, eccetera, sia all'interno di un certo range, per cui diciamo un turno di 3 ore prevede un numero massimo di righe, che è, per esempio, per un film le 100-110 righe, non di più, un telefilm 180-190, cioè insomma fare in modo che la programmazione sia congrua con il contratto nazionale, per l'appunto. Chiama gli attori, l'amministrazione fa tutto quanto il lavoro di contrattualizzazione degli attori che vengono chiamati, dopodiché finalmente si arriva in sala, e in sala c'è il direttore che sta dietro al vetro della regia, il fonico di sala, l'assistente, che è quella che, oltre, dopo aver fatto il lavoro di pianificazione, controlla la lunghezza delle battute, in modo di verificare ogni volta che le battute siano corrette, sia da un punto di vista ritmico, che da un punto di vista delle labiali, che da un punto di vista delle lunghezze. E quindi il direttore, che è poi appunto il responsabile ultimo, dà le sue indicazioni artistiche nella recitazione, per essere il più aderenti possibile a quello che è la recitazione originale. Finito questo lavoro, si passa in sincronizzazione, cioè tutto il lavoro che è stato fatto in sala viene passato a questo signore, che è il sincronizzatore, che va a sistemare perfettamente le battute laddove devono essere messe, quindi tirando su, tirando giù rispetto all'originale a seconda della necessità. Finito questo, finalmente si arriva in sala mix, dove il fonico di mix fa
fa il mix finale, l'accoppiamento e finalmente il prodotto esce. C'è una lavorazione lunghissima. E un applauso per che spettacolo. No, veramente, c'è un lavoro dietro. In quanto tempo, per esempio, un film, diciamo un film di circuito, di quelli che, esatto, che vanno poi al cinema, ci vuole un mese e mezzo. Ah, ok. Grosso modo. Aspettavo qualcosa di più, non so perché. Però, no, tra adattamento e tutto il resto, un mese e mezzo in genere è sufficiente. Poi ci sono film più complessi che richiedono magari una lavorazione più lunga, in cui si può arrivare anche ai 2 mesi, ma insomma, in genere...